Ciao a tutti, sono Faye. Adesso sono nel parco industriale di Shougang, la sede dell'ex fabbrica siderurgica della capitale. E oggi questo parco ospita il comitato delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2022, la sede per le gare di salti con snowboard e la sede per l'allenamento sul ghiaccio della squadra nazionale cinese. E adesso andiamo insieme a visitarla. La sede di allenamento sul ghiaccio della squadra nazionale è conosciuta anche con questo nome, i quattro pezzi di ghiaccio del parco di Shougang, e queste strutture sono utilizzate per l'allenamento di short track, pattinaggio di figura, curling e hockey su ghiaccio. Ogni pista ha una superficie di circa 1800 metri quadrati e presenta uno stile chiaramente industrial. Sin dalla preparazione degli Olimpiadi invernali del 2022, gli sport sulla neve e sul ghiaccio hanno assistito ad uno sviluppo vigoroso. Sempre più persone si divertono sulle piste innevate e ghiacciate per vivere il fascino degli sport invernali. Le Olimpiadi invernali di Beijing del 2022 si terranno dal 4 al 20 febbraio in tre zone. A Beijing, nel distretto di Yanqing, sempre nella municipalità di Beijing, e nella città di Zhangjiakou. E poi con il treno ad alta velocità è molto facile spostarsi tra queste tre zone. Dalla città di Zhangjiakou a Beijing servono soltanto 50 minuti, mentre dal villaggio olimpico di Beijing a quello di Yanqing servono soltanto 20 minuti. Aspettiamo insieme l'arrivo delle Olimpiadi invernali del 2022. Alla prossima!